Eccoci qui finalmente, siamo su Battlefield 5, ragazzi, finalmente uscita l'open beta. Ragazzi, vi ricordo che è aperta a tutti, quindi andate sullo store a scaricarla. Pesa circa 10 giga, quindi nulla di così pesante. Allora, vediamo, vabbè, le classi... no, andiamo di medico, perché ormai sono troppo abituato da Battlefield 4. Ma che armi abbiamo? Solo lo Sten? Sì, abbiamo solo lo Sten, vabbè, andiamo. Ho regolato il FOV su 120, per chi non sapesse cos'è, sarebbe il campo visivo. Cazzo, il campo visivo, vedete che sembra di giocare praticamente su PC, per dirla in parole povere. Occhio, occhio, ne abbiamo uno qua. Vaffanculo, quell'infame lì poteva rianimarmi, non mi ha rianimato. Riproviamoci, signori. Quindi ragazzi, la grafica è stupenda, cioè non c'è un cazzo da dire. Vaffanculo, va, due sdraiati qua. Minchia, cominciamo, cominciamo pure su questo battlefield da camperare, eh. Vaffanculo questo. Ma non ho capito, hold to skip revive. Ah, ok, per skippare la rianimazione così muoio prima. Vai, vai, buttiamoci nell'azione. Occhio ragazzi, questo non è Battlefield 4, teniamolo a mente. Non si può essere così sportiveggianti, occhio. L'ambientazione è resa veramente bene comunque, questo lo devo dire. Anche se non mi garba, come mi avete sentito dire nelle live di Battlefield 4, non mi garba molto l'ambientazione storica. Però, vediamo, diamogli almeno una chance, vediamo. Pensava il signorino. Oh cazzo, c'è un altro di occhio. Dio, lancia una granatina. No, cazzo, è fumogena. No, veramente mi ha ucciso così. Madonna, quanto è migliorato nei movimenti. È molto più fluido, cazzo, per accoltellare uno su Battlefield 4. Porco Giuda, oh. Se ci mettevi gli anni. Ragazzi, tra l'altro sto registrando in 1080p a 30 frame. Vorrei sapere come vi sembra il gameplay. Quindi, non so, se magari pensate che... No, è già finita la partita. Vabbè, ne cerchiamo un'altra, non è un problema. Ok, ragazzi, stavo dicendo, sto registrando il gameplay in 1080p a 30 frame. Vorrei sapere se preferite appunto questa risoluzione a questi frame. Oppure magari un 720. Quindi perdiamo un po' di qualità, però almeno vediamo bene i 60 fps. Fatemelo sapere nei commenti, aspettiamo di rientrare. Minchia, quello già salta. Via. Tra l'altro ho notato che nella lista... Allora, tra l'altro ragazzi, vi annuncio subito che la lista server è veramente, veramente piena di giocatori. Cioè, ci sono tipo un centinaio di server tutti pieni, anche con code di 10, anche di 20 persone. Cioè, è veramente una cosa pazzesca, quindi se non trovate partite subito è normale. A parte questo, comunque sto giocando, come ho detto, con il FOV su 120, che è quello massimo. Così abbiamo una visuale bella più ampia, bella pulita, si vede tutto meglio. E vediamo se... no, non possiamo avanzare, c'è ancora il... Oddio, mi ha spawnato un oggetto davanti. Ah no, mi sa che l'ha costruito questo, vedete, ha il martello in mano. La cosa però, non vorrei mettere il dito nella piaga, ma l'ha introdotta a World War 2, Call of Duty World War 2. Però vabbè, dai, vabbè, non è che non si può copiare. Se si copia per migliorare, ok, se si copia per peggiorare, devo aumentare la sensibilità di mira, perché vedete, così è veloce, ma quando miro è lento. Però il gioco in inglese devo ancora... Allora, avevamo visto con la freccetta sinistra... No, questo qui cos'è? Ah, ok, freccetta sinistra muni... Ah, no, ok, i sacchi mediche che non sono infinite. No, sta cosa non mi garba per niente. Minchia, qua stanno barricando tutto. Aiaia, mi ha fatto male. Bastardo lui. Ah, posso essere animato, dai raga. Ah, se chiamiamo aiuto la barra della vita scende più velocemente. Oh, mi ha aiutato? No, cazzo. Ma non è che mi possono rianimare solo i medici? Raga, ma seriamente, non mi aiutano? Vabbè, me ne vado da questo mondo. Come on. I bastardi qua non mi hanno rianimato. Non ho ancora capito se possono farlo solo quelli con la classe medico. Allora, aspetta, stavo dicendo prima, con la freccetta destra, ecco, abbiamo il lanciapuffi abbiamo. Proviamo.
Occhio. Cazzo. Oh! Oddio, l'ho preso. Minchia, raga, sono messo malissimo. Ma i kit medici me li ha tolti di nuovo. Oddio. Oddio, mi porta a casa una doppia. Oddio, bella doppia kill. Ragazzi, comunque il gioco è fluidissimo. Cioè, e sta cosa mi garba tantissimo. Perché sembra anche di... sembra di giocare a Titanfall 2. Cioè, veramente, veramente fluido. Cazzo, granata. Vaffanculo, ragazzi, non ci ho capito un cazzo. Veramente, veramente fluido. Minchia, guardate quanti erano qui addirittura. Vabbè, sì, ciao, io mi ammazzo. Li voglio vedere adesso i PCisti. Ah, ma non è fluido come su PC. Minchia, guarda qua, cazzo. Cazzo, non staremo giocando a 120 Hz, però, cazzo. Magari una fina lì sotto, magari c'è qualcuno indietro. Oddio. Ma io non ho capito. Ah, ok, ci bombardano dall'aereo, ci bombardano, brutti bastardi. Comunque mi sta garbando, eh. È difficile che mi piaccia un gioco ambientato in quest'epoca, però lo devo dire, mi sta piacendo. È bello fluido. Oddio, gli ho sparato un puffo cazzo nella schiena. Devo ancora capire bene come funzionano i kit medici. La pistola invece? Oh, finalmente si vede bene tutto, si vede. Occhio. Ah, ok, i kit medici dobbiamo rifornirci da qui. Vediamo. Ok, piano piano imparo tutto, vediamo. Ok, si vedete, la vita è aumentata, ok, va bene. Non mi piace tanto la modalità, purtroppo ragazzi c'è anche la modalità conquista e addirittura c'è anche la mappa... tipo ambientata in una città. Il problema è che non mi trova server. Ok, preso. Bisogna fare attenzione perché il gioco è molto fluido. Comunque potrebbero spuntare dappertutto i nemici. Bisogna fare attenzione. Aia, ho preso fuoco. 4 di salute perso. Allora, vediamo. Andiamo a vedere un attimo di là. Perché qui un po' l'azione è chiusa. Minchia, che smirata, raga. Devo aumentare la sensibilità, devo aumentare. Kit medico, niente. Ma come cazzo faccio a rianimarmi? Cioè, a parte, ok, i kit medici piazzati lì, ma non... cioè, comunque ho messo la classe medico, messo. Come vedete, aspetta un secondo. Volevo farvi vedere un attimo la classifica. Era già così su Battlefield 1, però vedete... rispetto a Battlefield 4, adesso abbiamo comunque tutta la classifica già aperta. Volevo vedere quanto... mica sto pingando solo con 16? Cioè cazzo, quindi vuol dire che sono un connessionato della Madonna. Tra l'altro sto giocando col cavo. Bello lì. Ho notato che quando saliamo sui corpi nemici e raccoglie le munizioni si vede anche la... l'animazione si vede. Non so. Bello comunque. Aia, cazzo. Da dietro mi ha preso. Mi sembra di aver visto un nemico. No, ok, vediamo. No, ok, i kit medici non me li farà cogliere. Quindi mi sa che se ne può. Queste sono le munizioni. Ottimo. Il campo visivo al massimo mi fa impazzire, ragazzi. Mi sembra di giocare su PC. Tra l'altro magari col prossimo video facciamo una doppia... un doppio esperimento. Provo a giocare sul monitor, che con questo campo visivo secondo me è anche meglio. Quindi proviamo a giocare sul monitor. Magari invece di registrare in 1080p a 30 frame, proviamo a registrare in 720 a 30 fps. Sì, a 30 fps, ciao. In 720 a 60 fps. Quindi vediamo un attimo la differenza. Comunque sicuramente il video è più godibile guardarlo a 60 frame. Però fatemelo sapere voi. Quindi prossimo video facciamo questo esperimento. Vediamo un attimo le ambientazioni qui. Mica bello. Bello dettagliato, ragazzi. Vedete, ci sono tantissimi oggetti. E queste case qui a doppi piani richiama un po' anche quello che era Bad Company 2. È abbastanza simile comunque. Tra l'altro server da 64 persone. Ecco, mi sa che c'è qualcuno qui.
figlio di una... La gente già che campera nei bunker, bastardo lui, oh. Non puoi spawnare sulla squadra sotto fuoco nemico, va bene. Madonna, l'inglese quanto, non lo so certo come... No, adesso è diventata una questione personale. Andiamo un attimo a prendere quello nel bunker. Comunque ho notato, ragazzi, che si muore abbastanza in fretta. Vabbè che è una beta, quindi a parte che il gioco è stato anche rinviato, ci sarà sicuramente molto da migliorare. Comunque, se dovessi dare un giudizio così a mente fredda, grafica e frame rate, direi che è accettabile. Poi se si riesce a migliorare ancora di più. Qualche calo adesso inizio a notarlo, però a parer mio non è proprio così fastidioso, Cioè si riesce a giocare, però se si riesce a migliorare anche non è male. C'era sto bastardo camperato qui dentro. Sì, devo anche capire come regolare la sensibilità di mentre miro. Vedete, è lentissima. Comunque il gioco è in inglese, non ho avuto tempo di stare lì a smanettare. Come detto, è la prima partita, diciamo, in gameplay, quindi non conosco niente del gioco, siamo direttamente in live, si può dire. Vediamo qui dentro. Ok, sì, hanno lasciato l'animazione che se si corre contro una porta la sfonda. Si può chiudere, ottimo. Minchia. Oddio, qualcuno mi ha sparato. Mi voleva fare a rinsarunza, mi voleva fare. Cioè, con sto coltello possiamo fare Dimitrus Guzzino, possiamo fare. My name is Pietro Smusi, I will kill you. Madonna, Zeb, quanto mi fa morire quando dice queste cose. Oddio. No, ragazzi, la sensibilità è aumentata. Però vedete che comunque, cazzo, è molto fluida la sensibilità rispetto a Battlefield 4. Veramente molto fluida. Non so se era già così Battlefield 1, ma come ho detto, ho giocato solo la beta, ma non mi era piaciuto come gioco. Devo cercare un po' nelle impostazioni come regolare la sensibilità mentre si mira. Vedete, comunque qui qualche calo già si inizia a vedere, ma nulla di così fastidioso. Dai, come on, ragazzi, dai, su. Ci vuole sportiveggianza qui. Occhio, occhio. Qui possiamo rianimare sto tizio? Minchia, oh, se non lo faccio io qua non lo fa nessuno, Vai, ragazzo, anche qua. Bello, finalmente. No, figlio di puttana, mi ha preso da dietro. Bastardo, lui avrà fatto tipo 3 kill, avrà fatto. Oddio, l'ho preso in testa. Oddio, non ci credo. Via, 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 via. Occhio qui a non far scavalcare le persone che prima ci hanno inculato. Comunque non sto neanche giocando così male. Sto facendo 10-5. Direi che va bene. Comunque sto anche registrando e diventa tutto molto più difficile. Provare per credere. Cazzo, non so se era nemico, alleato, non lo so. Stanno... Oddio, no? Ah, ok, stavo facendo l'animazione della coltellata, non potevo infliggere danno. Bene, questo mi serviva di lezione. Bisogna fare attenzione ai paracaduti qua. Finita la partita, cioè abbiamo vinto, non hanno distrutto nessun obiettivo. Comunque, ragazzi, questo era il primo gameplay a mente fredda su Battlefield 5 o Battlefield V, volete voi come chiamarlo. Secondo me Battlefield 5 è un po' sbagliato. Comunque, ragazzi, fatemi sapere la vostra anche riguardo al frame rate, fluidità, qualità video, qualità voce, qualità ventola. Anzi, tra l'altro mi ero dimenticato, ragazzi, la ventola sono riuscito a pulirla, non dovrebbe sentirsi, presumo. Comunque, voi come al solito fatemi sapere la vostra, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Twitch perché arriveranno parecchie live su questo gioco. Per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.